quando Gabriella Corona mi ha proposto un titolo per la comunicazione di oggi, ho subito avvertito che c'era qualcosa che non mi tornava, che mi dava disagio. Perché dietro la ragionevolezza del titolo proposto, quindi dal movimento di protezione della natura all'ambientalismo politico, mi è venuto il riflesso di scorgere uno schema oppositivo che nel corso ormai di quasi mezzo secolo ha prodotto scontri e schermaglie retoriche e politiche che non sono ancora del tutto placate e che anzi si ripropongono oggi in qualche caso in modo acuto, però con segno rovesciato. Adesso vedremo di che cosa sto parlando. Però quel che è peggio è che è uno schema oppositivo che è un'inesauribile fonte di equivoci e di depistaggio, cioè non tiene. Quindi quando Gabriella mi ha fatto la proposta sono rimasto un attimo perplesso, però ho pensato che era un tema storiografico interessante, cioè che ripercorrere la genesi di questo schema oppositivo, da un lato il protezionismo naturalistico e dall'altro l'ambientalismo politico, cercando di individuarne e illustrarne la scarsa fondatezza, poteva costituire una sfida stimolante, e quindi ho accettato. Nel nostro paese la storiografia sull'ambientalismo non ha molti punti fermi e condivisi, è una storiografia abbastanza debole, dibatte abbastanza poco al suo interno, e quella di oggi è un'occasione rara, tra l'altro, di stare insieme e di discutere, e a causa di questa debolezza proietta poco le sue elaborazioni all'esterno della comunità degli studiosi, nel dibattito colto o nel dibattito politico nazionale. Però si ripresentano in maniera piuttosto sotterranea, subdola, almeno due topoli che di tanto in tanto riaffiorano, in maniera più o meno esplicita, più o meno consapevole oltretutto, anche qualche volta in testi di un certo impegno. Ecco, in comune questi due topoi hanno il fatto di essere scarsamente sostenibili. Il primo topos è quello del 1970. Ha una diffusione più ampia, però è meno strutturato e più fragile concettualmente. Questo topos postula che in buona sostanza l'ambientalismo, tout court, si afferma soltanto a partire dal 1970 o dai primi anni 70. L'idea serpeggia nell'opinione pubblica colta, ma qualche volta compare, non solo in Italia, anche nel campo della ricerca, con una sottovalutazione, persino un'ignoranza, di quanto è avvenuto nel campo dell'ambientalismo fino al 1970. C'è qui, cioè nell'enfasi che si dà al 1970, c'è un elemento di verità, nel senso che il 1970 è stato un anno particolarmente ricco di eventi marcanti, eventi di alto impatto e di alto valore simbolico in tutto il mondo, che fanno parte, questo sì, di una narrazione condivisa, anche di un sentire comune, no? Come il primo Earth Day dell'aprile del 70, la svolta ecologista, tra virgolette, di Richard Nixon, fino all'annata europea dell'ambiente, ma potrei citare anche altri esempi più specifici. Questo addensarsi di eventi, non casuale peraltro, innescò in effetti una reazione a catena sia sul piano culturale che su quello istituzionale. I primi ministeri dell'ambiente a livello planetario compaiono tra il 70 e il 71, e in conseguenza di questo contesto molto frizzante. È facile verificare, per esempio, come nella nostra grande stampa quotidiana, guardando i due archivi online, quello dell'Unità, che adesso non ci manco più, e quello della Stampa, che per la prima volta la parola ecologia, non più in senso soltanto disciplinare, appare nel corso del 1970. Prima questa cosa non c'era negli anni precedenti. Noi tutti e tutte però sappiamo altrettanto bene che la vicenda dell'ambientalismo moderno, inteso in senso molto lato, va retrodatata di almeno un secolo. Fino almeno alla metà degli anni 60 dell'Ottocento, che gli sviluppi di quei primi 100 anni sono stati tutt'altro che irrilevanti, sia in termini culturali che anche istituzionali, oggi ne abbiamo visti molti esempi, e soprattutto che questi sviluppi hanno poi posto le basi dell'esplosione dell'ambientalismo a partire dai primi anni 70 a livello globale. Il secondo topos è più complesso, è più sofisticato, bisogna starci un po' più dentro concettualmente, quindi meno diffuso,
però è anche un po' più fondato e quindi anche più tenace. Esso narra di come nel corso degli anni 70 sorga e si affermi in contrapposizione a un ambientalismo tradizionale, elitario e focalizzato solo su oggetti di pregio, un ambientalismo invece teoricamente più complesso, dotato di una visione più sistemica e politicamente più radicale. E io ho simboleggiato questa contrapposizione che poi è al cuore della mia relazione con la copertina dell'Imbroglio ecologico di Dario Pacino, di cui vi dirò tra un attimo, e la recensione, diciamo così, che fece Fulco Pratesi del libro di Pacino con uno dei suoi disegnini in cui si vedeva il panda con tutti i simboli del grande cartale che irrideva in sostanza la caricatura fatta da Pacino del protezionismo naturalista. Insomma, quella che noi chiamiamo l'ecologia politica, nata, o l'ambientalismo politico, nata in opposizione al protezionismo della foca monaca o delle contesse, come si diceva un tempo, e qualche volta si sente dire ancora oggi. Come dicevo all'inizio, il titolo Don Costo Vita Gabriella riecheggiava in qualche misura, certo involontariamente, proprio questo topos, che contiene, come vedremo, qualche elemento di verità anch'esso, ma deriva e alimenta una retorica coltivata per decenni e dea a questa retorica, a questa polemica, una sua vasta fortuna pubblica. Una retorica che si basa su una narrazione di parte, quella dell'ecologia politica soprattutto, secondo la quale appunto a un ambientalismo elitario e dagli obiettivi ristretti se ne contrappone uno più dinamico, moderno, teoricamente più agguerrito e democratico. In questa narrazione uno degli elementi salienti, se non la caratteristica, l'elemento saliente dell'ambientalismo tradizionale finisce con l'essere l'elitismo. In qualche caso definito e descritto in modo neutrale, ma in altri casi definito al contrario in modo fortemente valutativo, come un peccato originario del protezionismo naturalista. Una descrizione tra le più apertamente valutative e polemiche, proprio di condanna molto netta, molto precisa, è rintracciabile proprio nel testo di Dario Pacino, L'imbroglio ecologico del 1972, che non va sottovalutato, primo perché è un testo complesso molto intelligente, è un bel lavoro, ma soprattutto perché è un testo che ha avuto una grandissima fortuna, ha avuto parecchie edizioni e ha formato una generazione di ambientalisti di sinistra. Se voi parlate con molte persone che adesso stanno tra i 60 e i 70 anche a livello locale, vi diranno che il testo di Pacino per loro è stato un momento formativo importante. Ecco, e credo proprio che sia inevitabile dare direttamente la parola a Pacino medesimo e fargli dire le cose che vuole dire. Allora, lui dice: sono questi personaggi apparentemente diversi che riflettono l'immagine dello schieramento ecologico, in tutto simile a quello della realtà politica, con un suo centro, una sua destra e una sua sinistra. A destra troviamo UICN e WWF, con relative teste coronate e intellettuali cosmopoliti di tipo Max Nicholson. I loro punti di forza, la necessità di costituire dappertutto dei santuari, ostentato disprezzo per il liberalismo e il marxismo, nei quali andrebbe ricercata l'origine dell'odiato consumismo, che consente alla plebe di andare in automobile dove un tempo entravano solo Boleslao e Vladislao e i loro figli. Priorità dell'orso sull'uomo, essendo il primo naturalmente ecologico, mentre il secondo è un dannato distruttore. Questo è Dario Pacino. Ecco, se quella di Pacino è un'imputazione molto estrema, molto di dura polemica, nei contenuti e nei toni, quando si parla dell'ambientalismo precedente agli anni 70, la categoria di elitismo si ripresenta molto di frequente, non solo nella letteratura giornalistica e divulgativa, ma non di rado anche nelle opere di ricerca, anche in buone opere di ricerca. Ora, io mi è capitato di riflettere molto a lungo su questa questione dell'elitismo, essendo sbattendoci continuamente. Per il poco che ho imparato dai miei studi e dalla mia esperienza militante, mi pare di poter dire che il termine elitario si presti nel nostro caso a tre diverse interpretazioni. Esso può significare che un patrimonio culturale, un'iniziativa pubblica, un movimento rimangono oggettivamente circoscritti a minoranze più o meno ristrette. B,
che essi vengono intenzionalmente e consapevolmente circoscritti a gruppi di persone accuratamente selezionate, a prescindere dalle visioni, dalla democraticità delle visioni degli obiettivi, oppure, nel terzo caso, essi si basano su visioni e su finalità che sono dichiaratamente liviste, consapevolmente dichiaratamente liviste, come quelle indicate da Pacino quando parla di Boleslao, Ladislao e i loro figli. Ecco, la popolare immagine dell'ecologia delle contesse, che ho sentito nominare ancora l'anno scorso, che era nata appunto negli anni 70, implica che quello che abbiamo deciso di chiamare il protezionismo naturalistico sarebbe, combinerebbe la seconda e la terza accezione, cioè dei gruppi volutamente ristretti che hanno degli obiettivi elitisti. Ora, quindi secondo questa rappresentazione, esso sarebbe, il protezionismo naturalistico sarebbe un movimento da un lato programmaticamente riservato a pochi eletti e dall'altro portatore di obiettivi di conservazione di valori esclusivi minacciati dalla società di massa. Ora, il problema di questa rappresentazione è che è una conoscenza ravvicinata e documentata di gran parte dei gruppi ambientalisti europei, ma penso anche statunitensi, del secolo che va dal 1865 al 1965-70, mostra chiaramente che il loro elitismo fosse concepibile soltanto nella prima accezione, cioè in quella di una forzata convivenza con numeri piccoli che si accompagnava a grandi pedagogie, a grandi ambizioni di pedagogia sociale o anche di democratizzazione. Anche il movimento italiano, che io conosco un po' meglio, che ci ho lavorato tanto sopra, aveva dei personaggi che erano degli apostoli della conservazione della natura, ma nel senso anche, e sto parlando dei primi anni del Novecento, di una educazione popolare all'ambiente, totalmente fallimentate, perché poi non riuscivano a essere neanche tanti al loro interno, però c'era questa grande ambizione e dei tentativi, e questo vale anche per altre figure e altri gruppi importanti dell'ambientalismo europeo. Non sempre, tra l'altro i numeri erano effettivamente piccoli, come per esempio nel caso della Royal Society for the Protection of Birds in Gran Bretagna, che è sempre stata un'associazione di grandi numeri già alla fine dell'Ottocento, del National Trust o dei vari Heimatschutzbund dei paesi di lingua tedesca nei decenni a cavallo tra 8 e 900, cioè erano associazioni grosse, cospicue, con decine di migliaia di membri. Quindi anche il sarcasmo corrosivo di Pacino aveva qualche fondamento fattuale, come pure l'idea degli obiettivi del protezionismo naturalistico fossero molto focalizzati, anche ristretti se vogliamo. In primo luogo era infatti difficile negare che l'Italia nostra delle origini, cioè del 1955, e il WWF delle origini del 1966 avesse una solida e persino determinante componente alto borghese e anche aristocratica. Se voi andate a guardare i gruppi direttivi di Italia nostra del 55, erano metà urbanisti e metà nobili. Inoltre era altrettanto evidente una forte focalizzazione tematica da parte quantomeno del WWF, che fu una scelta. Il WWF nasce da una costola d'Italia nostra selezionando alcuni temi che secondo loro in Italia nostra non erano sufficientemente sviluppati. E perché poi il WWF? Perché il WWF nei primi anni 70 aveva avuto molto più successo l'Italia nostra, era un'organizzazione più moderna, era molto più visibile. Quindi la polemica di Pacino era più sul WWF che si vedeva di più, cioè era anche più facile sparare sul bersaglio grosso. A dispetto di tutto di questi elementi di verità, però, sia il WWF che l'Italia nostra e il WWF ancora più l'Italia nostra, molto più l'Italia nostra, erano programmaticamente di massa, avevano ambizioni di grandi numeri, di raggiungere fasce vaste della popolazione e volte decisamente a una trasformazione della cultura collettiva in senso moderno e, aggiungo, progressista. Erano sodalizi che coltivavano un forte senso civico e di conseguenza una politicità consapevole e molto determinata, e cioè ciò è particolarmente vero per quanto riguardava Italia Nostra, di cui però il WWF era una filiazione diretta. In terzo luogo, più precisamente alla base della cultura e dell'azione di Italia Nostra e anche del WWF, stavano una sensibilità e una cultura politiche chiaramente azioniste, nel senso del partito d'azione.
che collocavano naturalmente le due associazioni all'interno di un arco partitico chiaramente delimitato e ben connotato, che abbiamo definito laico, che andava dal piccolo partito radicale, pre-Pannella, ricordiamoci che Antonio Celiano era stato consigliere comunale del Partito Comunista, del Partito Radicale al Comune di Roma alla fine degli anni 50. Quindi questo arco laico che andava dal piccolo partito radicale al Partito Socialista passando per il Partito Repubblicano. Una prosopografia delle due associazioni di Italia Nostra e WWF tra 55 e 75 mostrerebbe in modo del tutto evidente questa connotazione culturale e politica. C'è poco da fare, non si scappa. La fisionomia del protezionismo italiano degli anni 60 aveva insomma dei caratteri fortemente politici, sia pure in chiave riformista, laica, natamente liberal-socialista. Ora, quel che succede è che questa specifica configurazione dell'associazionismo ambientalista protezionista storico italiano a partire dalla fine degli anni 50 ha conseguenze determinanti sul modo in cui l'ambientalismo esplode e si configura a partire dai primi anni 70. Qui ho messo un'immagine non del tutto coerente con non immediata, diciamo così, che mostra questi ponti, questa capacità di interagire tra il protezionismo tradizionale e quello che sarà poi negli anni 70-80 l'ambientalismo politico. Questo è il modo in cui virtuosamente un sindacato di classe come la CGL degli anni 70-80 finisce con l'interagire con il WWF, col Parco Nazionale Abruzzo, un ponte, un modo molto spontaneo e anche molto naturale di collaborare che stava dentro questa politicità diffusa, diciamo così. Quello che si è verificato a partire dai primi anni 70, come aveva già visto Simone Neri Sernelli nel contributo del 2001 e come poi hanno più approfonditamente osservato Michele Citoni e Katia Papa in un bel saggio del 2010 passato inosservato, che stiamo cercando di pubblicare in forma digitale come Fondazione Micheletti a Brescia, non è stata una contrapposizione tra queste due versioni dell'ambientalismo, ma piuttosto di una effettiva progressiva convergenza e fertilizzazione reciproca, in cui percorsi di identità anche molto diverse si sono influenzate e fertilizzate reciprocamente e hanno trovato, soprattutto a partire dalla metà degli anni 70, un gran numero di vertenze e di elaborazioni su cui hanno operato congiuntamente. Gli ambientalismi italiani sono stati fortemente unitari fino a tempi molto recenti, adesso ci sono delle spaccature importanti, diciamo così. Per avere un quadro d'insieme dell'evoluzione dell'ambientalismo italiano dagli anni 60 in poi, bisogna considerare tra l'altro l'associazionismo, quello tradizionale, quello borghese, eccetera, svolge un ruolo incontestabilmente pionieristico in quasi tutte le questioni importanti e soprattutto nella prima introduzione di temi, culture e visioni riguardanti il rapporto uomo, società, ambiente e naturale. Cioè sono loro i primi a portare le questioni, non ci sono altri soggetti. Se è opportuno ricordare ancora una volta che Italia Nostra nasce nel 55, l'ENAC, poi l'IPU nasce nel 65, il WWF nel 66, quindi proprio alla vigilia di un progressivo aumento della visibilità della questione ambientale, con una vera esplosione italiana e internazionale nel corso del 70, è altrettanto opportuno ricordare che nel 70, anno 1970, sulla scena ambientalista ci sono solo le associazioni in Italia, non c'è nessun altro. Il 1968, l'autunno caldo, sono rimasti infatti totalmente estranei alla tematica ambientale. Se a partire dal 1970-71 si iniziano invece e molto faticosamente a gettare le fondamenta anche in Italia di quella che siamo soliti definire l'ecologia politica, è anzitutto come reazione, come risposta, la reazione articolata, può essere di ostilità come nel caso di vaccino, ma può essere anche di tentativo di capire, di convergenza, a un'onda culturale e politica che fino a quel momento solo le associazioni hanno fatto progresso spinta. Quindi è una risposta quella della sinistra, del sindacato, eccetera. E questa capacità di primogenitura non si limita al biennio 1900, c'è un'eccezione importante però, che è quella che non è ambientalista in senso stretto, ma poi si ricollegherà all'ambientalismo, e che è quella della salute in fabbrica.
Lì è chiaro che c'è una storia autonoma del sindacato che va indietro nel tempo e che si riconnetterà presto in maniera estremamente importante e interessante alla questione ambientale, ma che non parte dall'ambiente inteso nel senso dell'ambientalismo come lo conosciamo, dopo ci si riconnette. E ecco, questa capacità di primogenitura da parte dell'associazionismo non si limita al biennio 70-71. È assai emblematico il fatto che nel 1974, quando ormai l'ecologia politica ha mosso da tempi i primi passi, ci sono gruppi, ci sono riviste, eccetera, la prima denuncia italiana del nucleare civile, cioè la prima idea che si debba rifiutare il nucleare, provenga dal WWF. E questa copertina del bollettino del WWF, che è dell'aprile del 74, ecco, era al primo leaflet, al primo libricino del WWF italiano, morte pubblica, che era appunto la prima denuncia italiana del nucleare civile. Anzi, fa una certa impressione leggere Gianni Mattioli, che di lì sarebbe divenuta una delle figure più visibili dell'ecologia politica italiana, che in un'intervista confessa come ancora nell'autunno del 1976 il gruppo di energia di Democrazia Proletaria, di cui Mattioli faceva parte, fosse filo nucleare e che la sua conversione a 180 gradi avvenne di colpo, quando Paolo degli Espinosa andò a Montalto di Castro, si accorse che sul campo tutti erano antinucleari e con ragioni molto serie, insomma, tornò indietro e disse: guardate, qui dobbiamo cambiare linea. Quindi questo nell'autunno del 76, poi nel WWF ormai 2 anni, l'Italia nostra da 1 anno e mezzo erano già belle, quindi per dare un'idea di che cosa significa primogenitura. Nonostante il clima di contrapposizione ideologica plasticamente rappresentato dalla scrittura di Faccino e nonostante alcuni evidenti, innegabili, differenze e divergenze anche tra l'ambientalismo delle associazioni tradizionali e quello dei nuovi gruppi sindacali, di sinistra, eccetera, la nascita dell'ecologia politica italiana si verifica in larga parte, e poche sono le eccezioni, tra cui appunto quella della lotta alla nocività in fabbrica, a partire proprio dalle elaborazioni e dal concreto operare del protezionismo. Dice una. Oltre a quello eclatante del nucleare, poi si possono citare diversi esempi di primogenitura di rilievo, diciamo, su cui poi si è inalveato il lavoro dell'ecologia politica. La prima tirata a sinistra dell'ambientalismo italiano avviene all'interno di un'associazione protezionistica assai tradizionale, anzi un po' ammuffita all'epoca, che era il Pro Natura, nata nel 48, grazie alla gestione congiunta di questa stranissima coppia che erano Valerio Giacomini, botanico di prestigio, e proprio Dario Pacino, che dirigeva questa rivista Natura e Società. Una virata sinistra che avviene nel 1970, quando Giacomini viene eletto alla presidenza di Pro Natura e Pacino viene chiamato a dirigere Natura e Società. Secondo elemento, nel comitato di redazione di Ecologia, la rivista diretta da Virginio Bettini, prima vera palestra dell'ecologia politica italiana, erano presenti, all'inizio almeno, diversi esponenti dell'associazionismo protezionistico, appunto con Valerio Giacomini, che aveva già una storia protezionistica precedente. Un giornalista etichettabile facilmente come di destra, come Alfredo Todisco, Sergio Frugis, che era il direttore di Parco Nazionale, Franco Corbetta, e lo stesso Fulco Pratesi, quindi il fondatore del WWF, anche se dopo pochi numeri tra queste figure, alcune di queste figure, il direttore Virginio Bettini, si consuma un divorzio traumatico, perché vabbè, sono anche storie un po' truci, tipiche di questi piccoli gruppi dei primi anni 70. Allora, terzo elemento, il nucleo di giovani ambientalisti di sinistra che produce l'inserto denunciato di Natura e Società viene, sia pure in maniera critica, da Italia Nostra Milanese. Infine, ultimo elemento, tra tanti che se ne potrebbero scegliere per individuare questa primogenitura, quando nel 1972 il Partito Comunista tenta in modo molto faticoso, molto confuso, di assumere per la prima volta la questione ambientale traducendola in un'ottica di classe,
non può fare a meno di coinvolgere una tipica figura ponte come Giorgio Nebbia, il quale stava in Italia Nostra e nel WWF in posizione stranissima, non è stato in posizione stranissima dappertutto lui, però veniva da lì, tutto sommato, incarnava e era un sostenitore dei limiti dello sviluppo, per esempio, lui è sempre stato. Chiaramente, affermare che in Italia tra protezionismo naturalistico ed ecologia politica non c'è stata contrapposizione e rottura, ma piuttosto convergenza e continuità, non significa negare la novità costituita dalla comparsa di un ambientalismo con una forte caratterizzazione politica. Si trattò di un fenomeno molto, molto composito, ma con alcuni tratti comuni e nuovi rispetto alla tradizione associativa protezionistica. Ne indico qualcuno. Di queste novità l'ambizione era quella di costruire un ambientalismo uno programmaticamente di massa, non solo come nel caso del WWF rivolto a un pubblico ampio, ma anche perché democratico, partecipativo, è improprio dirlo, però diciamo anche autogestionario, se vogliamo, no? Attento ai bisogni degli strati popolari della società italiana, cosa che nell'associazionismo diciamo liberal democratico non c'era. B, apertamente critico del modello di sviluppo capitalista industrialista, che un po' qualcosa c'era nell'associazionismo ma non in maniera così forte. In terzo luogo, consacrato a connettere strettamente le rivendicazioni ambientali con quelle civili, sociali, di genere e pacifiste. Questo era un altro elemento molto importante. Ed è indubbiamente la Lega per l'Ambiente ARCI, che nasce nei mesi a cavallo tra il 79 e l'80, a portare a sintesi con la massima efficacia e originalità tutte queste caratteristiche. Indubbiamente. Questo sistematico convergere, al di là di alcune differenze anche significative, ma che non compromettono il lavoro comune sul campo, trova l'espressione più efficace e più visibile nel movimento contro il piano energetico nazionale, che si sviluppa a partire dalla metà del 75. E ha la sua massima espansione nel decennio 1977-87 e si conclude con la vittoria nel referendum propiziata da un lato dall'incidente di Chernobyl e dall'altro dalla fronda governativa socialista. Ecco, il decennio in questione, 77-87, con una coda fino ai primi anni 90, come già nei primi anni 2000 hanno constatato i sociologi, penso a Mario Diani, c'è questo libro di Diani e Della Porta che è importante in questo senso, questo decennio è quello del massimo sviluppo del movimento ambientalista italiano. Unità di intenti e di azione, notevole capacità positiva, grande visibilità e influenza pubblica, ampio seguito popolare, importanti risultati conseguiti e affermazioni di una rappresentanza politica specificamente ambientalista, cioè verde. Un piccolissimo episodio che poi dalle cose piccole a volte si vedono le grandi. C'è la memoria del 96. Gli ultimi anni sono stati anni molto produttivi, importanti, ma sono stati anni molto anche amari per Cederna, perché dal 1990-91 non è che non lo facessero più scrivere, era troppo importante per negargli la pubblicazione, ma tutto l'interesse, l'espresso di la rubrica su Repubblica lo pubblicano quando capita, cioè mentre prima era una firma voluta, centrale, dal 90-91 in poi il giornalismo avverte, è più complessa probabilmente, però che questa cosa sta scemando oppure che è meglio contenuta, dai lo stesso Cederna, che è la figura simbolo del, non solo del giornalismo ambientale italiano, viene piano piano messo da parte. Diciamo. Tutto quello che è elencato, e questo è un punto centrale, ha una caratterizzazione politica complessivamente molto avanzata. Cioè una visione complessa della questione ambientale e un taglio fortemente democratico e progressista, con tutte le sue sfumature naturalmente. Appare a questo proposito particolarmente significativa una testimonianza, un'intervista fatto a Arturo Osio, che è stato segretario del Gruppo Verde Italia Nostra dal 60 al 67, è stato il fondatore del WWF, figura diciamo poco nota ma centrale nel protezionismo italiano degli anni 70. Fino agli anni 2000, diciamo, ai primi anni 2000, che dice testualmente, parlando del WWF, avremmo potuto fare molto di più, ma abbiamo dovuto contenerci
perché il WWF internazionale un po' ci controllava, non è che amasse molto le nostre deviazioni rispetto alla tematica specifica delle specie in estinzione o della raccolta fondi. Eravamo visti un po' così, insomma. Poi dopo, quando cominciarono a fare delle indagini, il WWF internazionale, indagini che avevano fatto loro senza dirci niente sulla popolarità del WWF in Italia, qual era l'associazione più conosciuta in Italia, rimasero stupefatti. Così dovettero abbozzare e per anni non tornarono più sulla problematica. Ecco, questa peculiare politicità diffusa dell'ambientalismo italiano, che in alcune fasi non mancò di creare disagi e scontri all'interno di associazioni come Italia Nostra e Pronatura, andrebbe studiata in modo più approfondito, ma credo che sia comunque possibile avanzare qualche prima ipotesi sulle radici di questa politicità. L'inevitabile carattere di denuncia e di opposizione assunto dal protezionismo associativo negli anni 50 e 60 di fronte al carattere selvaggio dello sviluppo italiano negli anni del boom economico. Non era soltanto una modernizzazione, era una cattiva modernizzazione. E è questo contro cui si scaglia Italia Nostra da una posizione che all'inizio non può essere propositiva, è soprattutto di denuncia, di opposizione. E questa è una differenza fondamentale col protezionismo della prima metà del Novecento, che è un protezionismo nazionalista, in qualche modo, diciamo, non di denuncia, ma di proposta, perché la situazione era diversa. In secondo luogo, al di là della postura polemica, l'inevitabile derivazione di gran parte della nascente ecologia politica italiana da visioni, agende e strutture proprie dell'associazionismo protezionista. In terzo luogo, come osservato ancora una volta dai sociologi, la forte egemonia culturale e sociale esercitata da partiti e movimenti altamente di sinistra tra la fine degli anni 60 e per tutti gli anni 70 non ha mancato di influire sull'identità culturale e sulle pratiche dell'associazionismo protezionista. In questo contesto fortemente radicalizzato nell'Italia a cavallo degli anni 60 e 70. Sono in ogni caso gli anni 80 a costituire la fase più fortunata dell'ambientalismo italiano, un ambientalismo che condivide le caratteristiche appena accennate e che soprattutto è protagonista di due esperienze in questi anni politiche di assoluto rilievo: la lotta antinucleare e la rappresentanza verde. Sono due momenti di straordinaria importanza e visibilità. La fine degli anni 80, cioè gli anni che sembrano la consacrazione definitiva del movimento ambientalista, appaiono invece essere il canto del cigno, diciamo. Adesso la estremizzo un po', poi, però l'inizio di un declino. Questi primi anni 90 vedono infatti l'inizio di una progressiva ridefinizione, ma anche un notevole declino che si manifesta oggi attraverso la scomparsa di una rappresentanza politica autonoma, un associazionismo ambientalista spaccato in modalità e su linee di frattura inedite e un'influenza sui mass media e sulle istituzioni che o è estremamente ridimensionato rispetto a quello degli anni 80 oppure si configura con un segno consociativo. Questo declino, che pure è temperato dall'emergere di altre forme di mobilitazione, soprattutto locali, sembra in realtà composto da atti temporali diversi. Fare la periodizzazione famosa di questa roba è molto difficile, molto stimolante, ma molto difficile. Alcuni temi, alcune vertenze, alcuni soggetti si appannano presto, alcuni perdono peso e in qualche caso addirittura spariscono dalla scena, altri resistono più a lungo oppure si prolungano fino ad oggi trasformandosi. Alcuni elementi vanno in crisi presto, relativamente presto: l'ecologia di classe, la lotta operaia per la salute in fabbrica sul territorio esterno alla fabbrica, già a metà anni 70 vedono un declino molto forte. Il cruciale nesso riformista tra programmazione economica e pianificazione territoriale si esaurisce a livello nazionale già alla fine degli anni 60 e trasferito in parte alle regioni si appanna via via fino a scomparire quasi del tutto nel corso degli anni 80. Negli anni 80 scompare rapidamente anche il dibattito sulla neutralità della scienza e della tecnica e sul nesso tra modo di produzione capitalista e crisi ambientale. Per quanto riguarda la pianificazione urbana e territoriale in sé, la crisi comincia già nella prima metà degli anni 80 e si aggrava progressivamente fino all'estesa dei regulation degli ultimi 15-20 anni. Resta invece molto forte fino al referendum dell'87 la battaglia antinucleare e fino alla fine del decennio quella anche popolare per alcune grandi riforme ambientali, soprattutto per le aree protette. Lì c'è una mobilitazione che va avanti fino a fine anni 80, fine anni 90. La ricostruzione
La ricostruzione delle cause e delle esatte parabole di queste diverse ma convergenti crisi costituisce una sfida teorica stimolante ma ancora tutta da affrontare. Queste crisi sembrano però essere state influenzate da un insieme di fenomeni anch'essi convergenti, ma in senso opposto a quello degli anni 70. Ne elenco alcuni: l'incipiente e sempre più grave crisi delle sinistre, tanto di classe quanto riformiste, delle loro culture e del loro radicamento sociale, di contro il successo e la pervasiva diffusione della cultura e della classe politica istituzionale del neoliberismo, la crisi del sistema tradizionale dei partiti costituzionali e l'affermarsi di una politica a spettacolo che rende il dibattito pubblico molto più povero, molto meno articolato e che rende difficile portare a livello pubblico delle tematiche complesse e spesso controintuitive come sono quelle ambientali, la storica fragilità italiana della cultura e della prassi partecipativa democratica e potrei aggiungere la storica fragilità italiana dell'armatura istituzionale pubblica, che è l'unica possibile garante della corretta applicazione delle politiche ambientali. Noi siamo pieni di leggi importanti inattuate o attuate male, anche per questa debolezza strutturale. L'analisi di questo declino è però, è necessario ripeterlo, tutta da costruire. Mentre disponiamo infatti di qualche canovaccio, per quanto impressionista, degli svolgimenti storici dell'ambientalismo italiano tra l'immediato dopoguerra e la fine degli anni Ottanta, il libro di Edgar Meyer, ho scritto altri due, insomma c'è parecchia roba, non a caso gli anni della cosiddetta prima Repubblica, gli sviluppi successivi ai primi anni 90 appaiono come una specie di terra incognita, nonostante la normativa italiana della fine della rappresentanza verde dovrebbe suscitare degli interrogativi, stimolare della ricerca. Quindi, oltre a porre le due questioni formulate del perché di questa lacuna analitica, perché non si sta studiando, è difficile studiare quello che è successo nell'ultimo quarto di secolo e di cosa dobbiamo cominciare a mettere dentro questa terra incognita dell'ultimo quarto di secolo, io vorrei concludere additando un interessante paradosso che ci riporta ancora una volta alla contrapposizione tra protezionismo naturalistico e ambientalismo politico. Qui la tiro un po', la estremizzo perché sono cose che sto vivendo in questi ultimi 2-3 anni anche a livello politico e magari esagero, però la pongo perché mi sembra significativa. Se vogliamo continuare a prendere per buona, ma a soli fini di semplificazione, questa contrapposizione tra i due ambientalismi, il primo più elitario, moderato, apolitico e più istituzionale, e il secondo più di massa, più democratico, radicale, aggressivo e politicizzato, e oggi, 2017, ci troviamo spesso, su molte questioni, a un'inversione di questo, al paradosso di posizioni invertite su questa cosa. Sparito l'ambientalismo di classe di fabbrica, ridotto a pochissima cosa quello di critica dei saperi borghesi, della scienza e della tecnologia, il quadro che abbiamo di fronte oggi mi sembra caratterizzato anzitutto da una nuova contrapposizione. Quella tra il vecchio associazionismo protezionista, quello delle contesse di una volta, che continua a svolgere il suo ruolo di denuncia in modo per lo più altrettanto critico rispetto a 40 anni fa, dall'altro lato i principali eredi dell'ecologia politica italiana degli anni 70 che si caratterizzano da un lato per un'adesione convinta ai paradigmi dell'ambientalismo neoliberista, esaltazione di una versione piuttosto banalizzata della green economy, assunzione della teoria dei servizi ecosistemici, la monetizzazione dell'ambiente e addirittura della denuncia della sindrome NIMBY, cioè esiste questo forum NIMBY che monitora e poi monitora per conto delle imprese le vertenze locali, che è animato soprattutto da gente che viene dall'ecologia politica degli anni 70-80, questo è interessante. Quindi da un lato questa adesione ai paradigmi neoliberisti, dall'altro per lo schiacciamento progressivo su una politica proprio istituzionale, politicata, che appare allontanarsi sempre di più non solo dalla partecipazione di base, ma anche da qualsiasi forma di accountability, cioè di controllo popolare, diciamo così. Sto parlando di lega ambiente, per chi non l'avesse capito. Ammesso che questa mia analisi, basata soprattutto su un'osservazione partecipata delle vicende degli ultimi 2-3 lustri, abbia un fondo di verità, credo che l'interpretazione di questo paradosso, di questa inversione di ruoli, costituisca una sfida storiografica stimolante. Concludo con quello che rimane fuori.
nonostante potesse sembrare quasi agevole, il compito che Gabriella mi aveva affidato è un compito veramente temibile, e il carattere approssimativo di dorso incompiuto, pieno di domande che di risposte di questo paper, lo dimostra. E che cosa rimane fuori? Ulteriore complicazione, tra le prime cose che mi vengono in mente. Vedo soprattutto tre temi. Uno, interessantissimo, per quanto quasi dimenticato, cosa sono e come si configurano all'interno dell'ambientalismo degli anni 70 e 80 il Partito Radicale, perché non è né protezionismo tradizionale ma neanche ecologia politica, eppure giocano un ruolo importante, molto importante. In secondo luogo, come si configura la parabola della rappresentanza verde ed ecologista in genere, perché non c'è solo le liste verdi. Ricordiamo che nelle legislature dall'83 al 91 il Partito Comunista elesse molti indipendenti che venivano dalle file dell'associazionismo dell'ambientalismo. Non solo, anche il Partito Repubblicano, Pratesi fu eletto col Partito Repubblicano. Insomma, la rappresentanza verde in Parlamento andava oltre i verdi, la federazione delle liste verdi. Quindi come si configura questa parabola della rappresentanza ecologista rispetto alle componenti dell'ambientalismo italiano? Questo è un altro tema importante. Infine, come si configurano e come pesano i movimenti spontanei di base, in particolare le vertenze territoriali, sia nella fase alta degli anni 70-80, ma anche nella fase filologica, che sono tra le cose rimaste più solidamente che il NOTAV è, per esempio, diciamo, più caratteristico, ma come? Ponte sullo Stretto, ma anche Scanzano. Sì, no, no, assolutamente, certo. E quindi infatti concludevo, dicevo, anche ancora altro potremmo aggiungere, ma penso che tutto questo basti e avanzi.